Wonder Woman. Wonder Woman. Bentrovati cari amici di Globus Television per questa nuova puntata, anzi riniziamo nuovamente la terza edizione di Wonder Woman. Antonella Guglielmino, Onia Nicolosi, buon pomeriggio, bentrovati. Bentrovati. Insomma, noi ci auguriamo che abbiate passato un'ottima estate all'insegna di tanto caldo, perché qui in Sicilia, ahimè, tanto caldo. Però noi, insomma, siamo stati invitati in varie manifestazioni, siamo stati presenti a 360 gradi su tutti i maggiori eventi dell'isola. Insomma, chi più ne ha, più ne metta, caronia. Che cosa mettiamo? Mettiamo tanta bellezza, perché naturalmente non so se avete notato da casa che io e Onia, così in maniera inconsapevole, abbiamo lo stesso taglio di capelli. Scopa. Vabbè, okay. capita. Questa trasmissione è dedicata alla bellezza, sì, perché noi non c'è che fare. Qua, vabbè. No, nel senso che anche noi, no? Sicuramente. Modestamente. Noi siamo delle belle, lo sappiamo, allora, ce lo dicono in tanto. L'unico che è fuori posto in questo discorso è lui, no. che ride perché ha già intuito cosa sto dicendo. Sì, infatti. Lui ride perché è infatti il nostro prezzemolino. Strosciomen, grazie di essere qui con noi. Oh signore. Ecco. Spero che non la usi per un rito voodoo. No, è per il rito voodoo. No, non è che lo utilizzi per il rito voodoo, no, vero? Ecco, no, vero? No, niente. Però non ti sentiamo noi. Non ti sentiamo, vediamo che cosa hai fatto, bravo. Ecco, lui ride. No, ero messo in sicurezza. Ah, ecco. Dicono, con voi bisogna essere sempre sicuri. Sì, ecco, ma dico, benissimo. Non è che la vuoi usare come un... Cioè, no, per un rito... No, adesso gli spilloni, quello di una volta. Ecco, grazie. Sì. La donna nei capelli, no? Scusami, ma dove l'hai trovata? Siccome noi sappiamo che abbiamo avuto un'estate piuttosto intensa, no? Ma dove l'hai trovata questa bambolina di Wonder Woman? A Torino. Ah, ecco. Perché a Torino cosa hai fatto a Torino? Sono stato alla RAI. Ah, ecco. E come mai? È perché ci sono grandi eventi per Globus Television che stanno maturando. Il primo è quello del 5 di dicembre, là il Salon Talent Special, dove vedremo tanti artisti che hanno girato il mondo, diciamo, siciliano, con tante manifestazioni canore. Il meglio, diciamo, di questo mondo in qualche qual modo lo rappresenteremo noi al Salon Talent Special. Sarà il Teatro Ambasciatori, ci sarà una diretta televisiva, insomma avremo anche una struttura all'altezza e quindi ho preso un po' di contatti estivi. E poi ci sarà una cosa a Roma prestissimo. Scusami Enzo, ma diciamo che cos'è questo talent show? È la prima manifestazione canora dei talenti siciliani, no? No, la prima no, perché ce ne sono tante di queste qua, ma è una manifestazione in cui ci sono delle particolarità che poi si andrà a vedere, quindi saranno scoperte poco a poco, che è qualcosa di diverso in modo... diciamo per qualità e quantità, ma comunque anche vabbè, avremo modo sorpresa. Infatti dico avremo modo di non lo so, guarda, perché il suo è criptico. Beh, non piuttosto te so invece dire. Diciamo quando sarà criptico, ma voi siete partecipanti, quindi qual è il problema? Lo sappiamo, noi solo soluzioni, mio caro, problemi mai. Adesso presentiamo, esatto, i nostri bellissimi ospiti. Allora abbiamo qui con noi Angela Toscano, Venere dell'Etna 2022. Grazie Angela di Buonasera, essere qui con noi. Grazie a voi. E poi c'è lui, Mister Italia 2022, Walter Zappalà. Grazie Walter. Buonasera, ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma figurati, oggi abbiamo dedicato proprio questa prima puntata alla bellezza, perché di bellezza abbiamo di bisogno. Io vi ho conosciuti in situazioni particolari e mi sono accorta che non è una bellezza così, sì, estetica sicuramente, ma ricca di contenuti. È questo che noi con la nostra trasmissione cerchiamo di dare, il messaggio che cerchiamo di dare. Angela, com'è stato questo tuo impatto con questa Venere dell'Etna 2022? Allora, innanzitutto inaspettato, perché francamente parlando io non me lo sarei mai aspettato. È il sogno un po' di tutte le ragazze, di tutte le partecipanti. Però il momento, diciamo, finale, proprio quando il patron Antonio Russo passa davanti alle quattro proprio finaliste che sono rimaste sul palco e fa il gesto che consegna la corona su ogni testa di ciascuna di noi, quindi
un attimo lì l'ansia c'è. Vediamo infatti la foto, sì, c'hai un'espressione raggiante. Sì, sì, perché in quel momento è un mix di emozioni, una più forte dell'altra, quindi controllarle è un po' difficile. Diciamo che è stata una serata, la finale è stata un po' impegnativa perché chi era in giuria, diciamo siamo tornati alle 3 a e casa. E chi c'era in giuria? Ma non so, due, tre. Insomma, diciamo che c'ero io, Prezzemolino, Walter, qualcun altro, ecco. Io parlerei proprio di giornata impegnativa, voi certo. Ovviamente vi siete occupati della parte finale, certo. Però per noi è stata molto impegnativa perché già dalle 9 eravamo belle pimpanti in piazza Duomo. Facevate le prove, no? Perché sì, ovviamente... le prove, sì, proprio dalla mattina ovviamente fino, come ben sapete, quasi l'alba, perché poi io ovviamente non avevo digiunato quasi tutto il giorno, quindi è stato, diciamo... E quello secondo me è la parte, diciamo, più... Più tosta. Più forte, no? Sicuramente. Ma anche quella più bella, dai. Sì, 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 anche perché c'è l'adrenalina in corso, quindi a tutto pensi tranne che il cibo, questo è bello. Angela, ma senti, ma... Cos'è che ti ha fatto pensare di partecipare a questo concorso? No, diciamo che è nato tutto per caso, nel senso che io sono stata contattata da un ragazzo dello staff della Venere dell'Etna e mi ha chiesto, il quale mi ha chiesto, ma ti va di partecipare a questo concorso? Ed io, ovviamente, siccome a me piace questo mondo, è sempre piaciuto, soprattutto negli ultimi anni, quindi ho detto perché no, mettiamoci in gioco. E ho partecipato. C'è stata la prima selezione, anzi le prime selezioni, ho partecipato a quella di Macchia perché per convenienza, ovviamente anche come tempistica, perdevo poco tempo rispetto ad arrivare magari a Catania, era vicino alle mie zone. Infatti, perché tu sei di Piedimonte Etneo. Io di Piedimonte Etneo, sì. Quindi ho partecipato a Macchia di Giarre e l'ho passata. Quindi sono arrivata alla finale nazionale del 28 agosto. Tutto nella norma, tranne i giorni prima, ovviamente. E poi... Perché? Cosa è successo? Cos'era cambiato? No, è cambiato perché ovviamente si stava avvicinando sempre più il giorno, quindi... E quindi le farfalle nello stomaco si sono moltiplicate e controllarle è diventato un po' difficile, soprattutto nell'ultimo... Vabbè, anche perché suppongo che sia stata probabilmente la tua prima esperienza, no? O forse hai fatto altri concorsi? No, ho partecipato gli anni scorsi sia ad una selezione di Miss Italia che una ragazza per il cinema. Ok. Sì. Alla prima mi sono fermata, nel senso alla selezione di Miss Italia, mentre una ragazza per il cinema sono arrivata sempre alla finale, però si è conclusa lì, non sono... Vabbè, è stata un'esperienza. Sì, sì, esperienza bella. Anche senti, ma quello che vi faccio a tutte e due, nel momento in cui siete stati incoronati, no, Walter... Insomma, anch'io sono stato incoronato. Lui, diciamo, questa cosa un po' della corona l'ha vissuta un po' con pathos. Sì, infatti, perché lui ha detto va bene, stiamo vedendo, vediamo se vediamo infatti la foto di Walter insieme ad Angela. Quando ti hanno messo la corona, tu hai detto, e ora che succede nella mia vita? Cioè, cosa è successo l'indomani? Rispondo io? Certo. Allora, guarda, innanzitutto l'emozione è stata tanta, no? Poi in quel momento anche Luca Onestini, che noi tutti conosciamo, è stato lui in primis a incoronarmi e l'emozione è stata tanta, no? Io il primo pensiero è stato subito a chi dovevo dedicare questa vittoria, naturalmente alla mia famiglia e quindi poi quelle che doveva venire dopo, quelli programmi che erano dopo, ecco, quindi l'emozione è stata tanta. Poi Angela può capirmi, no? Nel momento in cui ti trovi dopo aver passato, io ho passato tanti giorni, sono stato 6 giorni lì a Pescara, non ero nella mia Sicilia, ero in Italia, ero a Pescara e quindi sono stati 6 giorni duri, ma comunque entusiasmanti e giustamente ero stanco, quindi i pensieri erano tanti, credimi. Ci tantissimi. Credo. Cosa vi hanno fatto fare, Angela, l'indomani dell'incoronazione? Allora, l'indomani... Colazione, probabilmente. Sicuramente colazione, no, non so che ora. Io c'ho questo, però... Ecco. Allora, l'indomani siamo stati invitati presso la Fondazione 10 Reale per, diciamo, metterci d'accordo su quello che sarebbe stato e sarà il Carnevale 10 Reale di 2023, quindi del prossimo anno, quindi proprio subito. Io ho finito che erano le 4, sono tornata a casa veramente 4 e mezza, anche 5 meno un quarto, e l'indomani sera già ero invitata come ospite
presso la Fondazione dei Cireali. Ma io direi che la cosa bella di questi concorsi, al di là del fatto che sicuramente sono delle esperienze che in qualche modo formano, perché le esperienze sono tutte cose belle, no? Sono d'accordo. Che arricchiscono. Però dico, la cosa importante di questi concorsi è che fondamentalmente sono un trampolino di lancio, no? Spesso per il mondo dello spettacolo, ma comunque ti offrono parecchia visibilità, no? Sì, sì. E sicuramente quest'anno sarà un anno impegnativo per voi, perché io credo che voi sfrutterete al massimo, no? Questa occasione che vi è stata data. Sì, sicuramente, anche perché anche Walter può confermare, come lui ha partecipato a questo concorso è perché in realtà piace fare questo, quindi sì, gli impegni ci sono tanti, però li fai col sorriso e la grinta necessaria, sì. Walter, qual è stata la proposta che tu hai detto? No, io questa non la posso accettare, né ora né neanche mai. Un nudo integrale. No, non lo so. No, guarda, ti dico la verità, dico, successivamente a quella che è stata la vittoria, le proposte sono state tante, no? E naturalmente è chiaro che poi nel momento in cui vinci una fascia così prestigiosa, che ha visibilità naturalmente in tutta Italia, non solo, ma soprattutto anche tantissime reti TV mi hanno chiamato affinché appunto io andassi proprio lì a fare qualche intervista, mi volevano anche su Canale 5, ecco, lo possiamo dire. Poi naturalmente sono arrivate anche tantissime richieste da parte di aziende e negozi che volevano appunto che io facessi la testimonial. E naturalmente sai, rifiutare e accettare in quel momento non toccava più a me, ma bensì al patron, al concorso stesso, perché naturalmente io sono vincolato a loro un anno, e certo, quindi naturalmente cercheremo da qua a un anno di sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno. E quindi vedi come sono impegnati questi due ragazzi. No, ma tra l'altro stavo riflettendo su questa cosa, cioè noi siamo insieme al più bello d'Italia, capito? Hai capito? Ecco, cioè, io e tu. Non però, posso dire, Sroscia, non ti distrarre, Sroscia. Non posso dire. Sroscia, ragazzi, avete messo una fotografia mia in fotomontaggio. In che ero senso? Io, però c'era sul corpo, una parte diversa. Sul corpo di qualcun altro, sì? Corpo di Zappalà. Ah, ecco. rivivere questi momenti è veramente, anche perché in quel momento io non ero consapevole del fatto che dietro non spuntasse nel grande schermo la mia faccia, no? E io vedevo tante figure con i riflettori, vedevo tante figure nel pubblico che si alzavano per festeggiare. Ho detto, guarda, già è stato programmato il vincitore, mi giro e mi trovo la mia immagine in quel grande schermo con Nathalie Caldonazzo e Gio Squillo che appunto annunciavano il mio nome, e quindi per la gioia è stata tantissima. Ecco, qui vediamo la corsa con Luca e l'incoronazione di cui parlavamo, che onestamente ero un poco emozionato, ho detto no, anch'io la corona. Pensavo inizialmente che la corona fosse solamente per naturalmente quelli che erano i concorsi femminili di bellezza, ma invece anche a me, anche all'uomo hanno dato la corona, dai. Vabbè, dai, fa parte del gioco, secondo me, ecco, no? È fondamentale. Certo, non era non era come questa che sta indossando. Chiaro. Angela. Sono colori diversi. Si sono limitati a fare una corona. Vabbè, è giusto così. Diciamo più maschile, di forgia più maschile. Angela, quante eravate le ragazze che avete partecipato al concorso? Allora, eravamo 100. Poi ovviamente all'ultimo chi stava male, chi magari era all'ultimo se l'è pensato e non si è presentata, però... E 96 mi sembra proprio finaliste. Senti, una cosa che mi interessa sapere, sicuramente anche chi ci segue da casa, cosa succede dietro le quinte tra 100 ragazze che concorrono tutte a diventare la Venere dell'Etna? Allora, io temevo più gli abiti, sinceramente. Ok. Perché sai benissimo che fra noi ragazze ogni tanto, per non dire sempre, c'è quell'attimo di invidia, perché è così, è inutile che ci mettiamo i prosciutti sugli occhi e c'è invidia, perché stai gareggiando per un titolo che non è indifferente, e quindi tutti cercano, diciamo, di arrivarci, no? Però io l'ho voluta prendere in modo più tranquillo possibile, anche perché durante la giornata avevamo tanti fotografi che ci riprendevano da tutti i lati, diciamo. Certo. Quindi se ti fai prendere dall'ansia, in viso si vede e la fotografia parla da sola. Quindi io ho cercato di
di stringere i denti e soffrire in silenzio e esternare invece la parte migliore di me, quindi sorriso e tranquillità. Diciamo che è una delle caratteristiche anche tenere a bada, no? Le emozioni, sì, per forza, probabilmente. Fondamentale. Esatto, perché se ti fai prendere dall'ansia dalle 9 di mattina hai finito lì il concorso tu, Senti un po', io ho visto naturalmente sono stata in giuria in diversi concorsi, ho visto che avevate dei vestiti veramente belli, sì. Come avete fatto a sceglierli? Il patron ha detto le uscite che si dovevano fare e ha dato ovviamente delle indicazioni da seguire, ovvero un'uscita in elegante, l'uscita in total black, che poteva essere sia un vestito elegante che uno spezzato di pantaloncini o lungo, quindi poco importava, e poi l'uscita in costume che doveva essere in bianco e nero. Ho capito. Invece, Walter, io siccome non ho visto, come era organizzata la sfilata, quella di Mister Italia 22? Guarda, la sfilata di Mister Italia innanzitutto è stato un percorso lungo 6 giorni, no? Siamo stati 6 giorni lì a Pescara, naturalmente ragazzi da tutta l'Italia, i concorrenti addirittura selezionati in tutto il nostro paese erano circa 400. Poi siamo arrivati lì che eravamo in 100 e poi naturalmente piano piano che passavano i giorni andavano a scemare, no? Quindi da 100 poi arrivavamo a 60, a 40 fino ad arrivare ai 30 e poi successivamente 18 finalisti e poi sono state estratte le fasce nazionali, tra cui anche la fascia di Mister Italia. Tra l'altro io avevo vinto la fascia del volto più bello d'Italia e già ero contento di aver vinto quella fascia perché è una fascia prestigiosissima e poi anche quella di Mister Italia, quindi l'emozione è da grande. Ma guarda, i giorni, ti dico, ritornando al discorso di prima, vedi, anche a noi ci avevano dato delle direttive, naturalmente portare degli abbigliamenti, poi tantissime aziende hanno voluto, essendo un concorso comunque nazionale, tantissimi negozi, tantissimi atelier appunto volevano partecipare, volevano offrire anche vestiti affinché appunto noi ragazzi sfilassimo appunto con quelle cose, quindi ecco, naturalmente il concorso stesso è riuscito a gestire tutto nella migliore maniera possibile e l'evento è stato bellissimo ed emozionante. Senti, ma io questo ovviamente lo chiedo a te, ma lo chiedo anche ad Angela. È una domanda personale. In che senso? No, nel senso. In che senso? Ci avete un fidanzato, una fidanzata? Risponde prima lei. E soprattutto come hanno preso la notizia? Che non è una cosa. Dai, rispondo io, guarda, ti dico la verità. No, in questo momento io sono felicemente single, no? Quando si dice sei felicemente single. Ancora per poco. Ma ti dico questo. Guarda, naturalmente è chiaro che avere una donna accanto, una ragazza accanto, naturalmente per me sarà un piacere, me lo auguro nel più breve tempo possibile. Però, sai, se avessi avuto possibilmente una fidanzata, non lo so, ma se avessi avuto possibilmente una fidanzata, possibilmente non partecipavo neanche a questo concorso perché me lo impediva. Ecco, quindi si dice ogni impedimento è giovamento. Bravo. Vuol dire che devo andare così. Bravo. Bravissimo, mi piace questa tesi. Adesso tocca a te, dai. No, allora io sono fidanzata, sì. Ecco, è il fidanzato che ha fatto. No, ma io non so, avevo intuito perché lei ha fatto un'espressione come per dire mamma mia. No, io sono felicemente fidanzata, dai, metto anche il felicemente. Ecco. Ma sì, capisco, diciamo, le parole di Walter, anche perché... E tutto sta, secondo me, anche come si imposta il rapporto. Io sono testarda di base, cioè proprio di base, ma costituisce la base, poi il primo, secondo scalino e anche il terzo. Diciamo che, insomma, sei proprio sono testa dura, sì, punto. Mm. Poi il resto viene al quinto, sesto posto. E quindi se mi metto in testa di fare o partecipare ad un evento o fare appunto la qualsiasi cosa, io la faccio. Ovviamente mi prendo le mie conseguenze, però la vita è la mia. Quindi ci sta. Mi sembra giusto. Mi sembra corretto. Ma guai a tarpare le ali, i sogni vanno. I sogni vanno coltivati, nutriti, come dico. Vanno seguiti. Vanno seguiti, certo. Infatti. Mai smettere di sognare. Mai. Walter, io naturalmente so che tu stai studiando. Ecco, come concili lo studio con, insomma, questa tua passione?
Ma guarda, conciliare lo studio in questo momento con quella che è stata anche la vittoria del concorso non è affatto facile, però naturalmente io cerco di mettere tutto quello che posso, nel senso cerco di mettere me stesso. Naturalmente è chiaro che questo concorso ha offerto e mi sta offrendo tantissimi lavori, e quindi far conciliare lo studio e il lavoro non è semplice, però cerco, dai, l'ultimo anno di magistrale, già sono laureato in scienze politiche in triennale, quindi un anno di magistrale l'ho fatta e cercherò di fare anche l'ultimo anno di magistrale, naturalmente con i miei tempi, essendo comunque un ragazzo di 23 anni ho ancora tutta la strada davanti. Sicuramente. Perché tu devi sapere che ovviamente essendo in una trasmissione Wonder Women, lui se adesso si toglie la maglietta così, Superman. Brava, Superman. Esattamente. Questo è un lavoro per rispetto di chi ci segue, dai. No, rispetto noi, per carità, non ci opponiamo, non è che ci opponiamo. Assolutamente. No, per dire che magari riesce a conciliare tante cose, e per cui questo è un lavoro per Superman. Ma guarda, vabbè, io ci ho provato, va bene, me ne ritorno di nuovo. No, guarda, ti dico la verità, io fino a oggi ho sostenuto un esame, come dicevo poc'anzi ad Antonella, ho sostenuto questo esame e oggi anche il professore stesso, che non vedevo da un anno, mi ha detto: ma aspetta, ma tu sei Mister Italia, quindi sto esaminando Mister Italia. Quindi anche nell'università la voce è passata, e quindi anche i miei colleghi: ah, ma quindi Mister Italia, quindi proprio un'emozione. Infatti non ho preso un buon voto, ho preso 28, però potevo prendere di più, forse è stata l'emozione, questa battuta finale del professore che mi ha un po' fatto emozionare. Che bello, però dai, è una cosa bella. Angela, tu invece, oltre questa tua tensione, questa tua passione per la bellezza, per il mondo dello spettacolo, cosa fai? Allora, io diciamo da poco mi sono immessa anch'io nel campo dello studio, di nuovo ho ripreso i libri e mi sono iscritta in scienze della formazione. Oh, wow! Quindi anch'io, a parte l'impegno e gli impegni lavorativi con il patron, quindi derivati dal concorso, devo conciliare lo studio, poi lo sport, poi l'accademia, che ancora devo iniziare, quindi di dizione e recitazione. Devo dire che Non ti stai facendo mancare nulla. Okay. Però anche il tempo per dormire, magari, non lo so. Perché vuoi dormire, non ho capito. Cioè, questi ragazzi vogliono anche dormire. No, non lo so. Posso anche decidere di mettere due mollette, non lo so. Ecco. Vabbè, dai. Senti, i prossimi appuntamenti che avete, Walter, tu il prossimo appuntamento. Allora, il prossimo appuntamento saranno degli shooting che andrò a fare a Sharm il 24 ottobre, e poi a gennaio andremo a fare anche, per quanto riguarda sempre gli shooting, alle Maldive, quindi... Va bene, io vado con lui, scusate. Ma che malavita, veramente. Walter, no, guarda. Poi in questi giorni dovrò salire a Milano e sedermi a tavola col patron stesso, col concorso, e cercare di definire quelli che sono i prossimi obiettivi, e naturalmente facendo casting, anch'io naturalmente cercando di studiare un po' di dizione, portamento, che serve purtroppo per chi vuole intraprendere questa strada, nella strada del cinema, della TV, purtroppo serve anche questo. Noi siciliani ci facciamo riconoscere anche da quella che è la nostra cadenza. La nostra cadenza. Quindi abbiamo un po' le O un po' aperte. Sì, noi le chiudiamo, proviamo. Sì, è Roma. Non è facile, no, lo so. Davanti a una telecamera tu cerchi di parlare bene, però si capisce che hai quell'accento, quella cadenza siciliana, quindi dobbiamo rimanere noi stessi. Poi comunque ha ragione Angela, cercare di studiare, far conciliare lo studio con quelli che sono gli impegni lavorativi, con quello che naturalmente sono anche privata, i propri hobby, diciamo, la vita privata, lo sport, metterci anche quello che è un po' corso di edizione e recitazione, sicuramente ci toglie del tempo, dai. Allora, noi siamo Wonder Women sicuramente per tutto quello, ma i ragazzi non è che scherzano, perché fate un sacco di cose, c'è anche lo sport. A noi quello manca. Guarda, ti dico, è chiaro che lo sport è fondamentale, no? Perché nel momento in cui tu fai questi concorsi di bellezza, è chiaro che la parte fisica fa del suo, no? Naturalmente non guardano solamente quello che è l'aspetto fisico, guardano quello che è naturalmente il portamento, il modo in cui tu parli, il modo in cui tu esprimi, però il fisico fa tanto, e quindi è giusto anche fare sport. Ma a proposito, durante il concorso avete avuto delle prove, non lo so, di
destra, non lo so, vi hanno fatto fare qualcosa in particolare, dei numeri, delle, oppure solo la sfilata? Rispondo io? Sì. Allora, è chiaro, sì, io sono stati 6 giorni che ci hanno naturalmente, oltre a studiare quella che era poi la sfilata finale, ci hanno anche sistemato sotto tutti i punti di vista, no? Da come sfilare, c'è chi... Io ad esempio personalmente fin da piccolo ho sempre calpestato, ecco, le passerelle, quindi anch'io un po' di portamento lo avevo, però molti ragazzi naturalmente che non avevano mai sfilato con abiti eccetera cercavano di migliorarsi, quindi sì, ci hanno dato alcune lezioni che naturalmente sono servite, perché anche quello ti fa crescere, no? Certo. Studiare, perché lo studio non è solo quello che sono i libri o lo studio l'università eccetera, lo studio è anche saper sfilare, saper parlare, saper comportarsi in una passerella, quindi bisogna studiare sotto tutti i punti di vista. Hai lo studio capito? È importante, punto. Lo studio ecco, è importante, in generale, bello. Dai. Che bello. Conclusiva, diciamo. Ma è meravigliosa questa cosa che ci stanno dicendo. Sì, perché comunque dove tocchi tocchi, qualsiasi campo tocchi, devi studiare. Certo, è fondamentale. Non si mai di... Certo, bisogna costruirsi in qualche modo. E come dicevo prima, la bellezza sì è fondamentale, però bisogna riempirla di contenuti, perché insomma bisogna andare avanti. Angela, tu domani mattina cosa farai? Allora, domani mattina diciamo che non sto proprio lavorando, quindi non posso parlare di lavoro, però sto iniziando un periodo di formazione, quindi devo lavorare. Diciamo così, lavorerò, però in realtà farò formazione, ecco. Ecco. Un lavoro formativo. Un lavoro formativo. Senti, siccome non ci sta seguendo nessuno, cioè non ci sta vedendo nessuno, ma Antonio Russo, dietro le telecamere, com'è? Allora, Antonio Russo... non ci sente? Non ci sente, no. Non c'è soprattutto. No, assolutamente. No, allora, secondo me ad oggi, allora io lo conosco da un mese, perché è un mese passato da poco dalla mia incoronazione, però non riesco a trovare l'aggettivo, mi ha fatto una domanda difficile, perché sembra semplice, però in realtà è molto difficile, non riesco a trovare l'aggettivo giusto. Mi trovi proprio senza parole. Guarda, io ho avuto no, il piacere di conoscerlo, ma l'ho conosciuto forse un paio di ore prima della tua esibizione. Però comunque Antonio mi ha voluto fortemente lì, come avevi accennato poc'anzi, in giuria, e per me è stato un piacere. Poi Antonio mette passione, impegno, amore in tutto quello che fa, e soprattutto questa edizione di Venere Lettera veramente l'ha portata in alto, ma dalle foto che scorrono vediamo anche come la piazza era pienissima. Antonella, tu ti ricordi? Come no. Era strapiena. Sai, ci vuole anche organizzazione, quindi non solo si è organizzato con le ragazze per quanto riguarda il vestiario e tutto, ma soprattutto anche l'edizione stessa. Quindi certo. Veramente Antonio è una persona splendida sotto questo punto di vista. No, poi anche fuori. Avremmo modo. E naturalmente, devo dire che hanno avuto un'attenzione particolare per la giuria. Io lo devo dire, lo devo sottolineare. Ci hanno coccolato molto. Comunque, secondo me, tu questa cosa fra un po' gliela potrai chiedere a lui. Ma sei sicura? Vagamente io credo di avere. Non lo so. Scusami, Prezzemolino, hai un minuto o due per fare una domanda ai ragazzi. Allora, io ragazzi voglio chiedere al maestro Zappalà, che ha detto che ha calcato molti palchi. Io penso che il tuo aspetto più importante è calcare i palchi del cinema, per tanti motivi, perché ritengo che sia un itinerario in questo momento giusto e corretto. E poi lo spettacolo è quello che è, poi tutto può entrare. Non so se è d'accordo. Ma io ti ringrazio per le belle parole. Guarda, io ho sempre avuto questo sogno nel cassetto, no, di quello di entrare nel mondo del cinema, della TV, e quindi nel momento in cui ho vinto questa fascia è chiaro che il primo pensiero è stato proprio quello di entrare nel mondo del cinema. Non ti nascondo che ci vuole tantissimo impegno, tantissimo lavoro, tantissimo studio, quindi non sarà facile, però è una cosa che io ho sempre desiderato fare. Ecco, tra il mondo del cinema e il mondo della moda, sicuramente il cinema è quello che ho sempre desiderato fare. Grazie. Alla regina invece io direi che devi cominciare a entrare con la mente nel campo, diciamo, oltre della moda e dello spettacolo, del campo delle soubrette, perché devi fare qualcosa di più, perché sennò si resta nell'anonimato. Magari provare a recitare, sì, anche a cantare qualcosa o a suonare uno strumento, perché
ti completa e ti fa più partecipe a certe organizzazioni dove è anche richiesta una partecipazione molto più importante. Ecco, io volevo chiedere, ma a Meonia dove ci farai partecipare? Ecco, non fammi capire questa domanda. No, proprio. No, io voglio capire. Con noi. Il 5 dicembre parteciperete. Ah, ecco, va bene, grazie. Il 5 dicembre. Il 5 dicembre parteciperemo, non so a cosa, però va bene, ok. Va bene, ok. Io ho paura. Anch'io ho paura, va bene, ok. Allora, adesso andiamo in pubblicità. Non ha risposto. In che senso? Io devo rispondere, aspetta, in risposta. Che senso? Ho fatto una domanda. Che domanda hai fatto? Io ho fatto una domanda, lei adesso mi dà la risposta. Ma ecco, a noi sembrava più un consiglio. È stato un consiglio, cioè non... Io provo di sentire il suo pensiero, no? Ah, allora, sì, scusami, allora, Angela. No, tranquilla, figurati. Allora, il campo della recitazione non l'ho mai escluso, perché comunque a me piace, però ci vuole lo studio. Quindi, come dicevo prima, insieme al corso di dizione farò anche quello di recitazione. Prima devo sistemare l'una e poi fare l'altra. Per lo strumento, diceva di... Per qualche strumento importante. Lo strumento, diciamo che non mi appassiona più di tanto la musica. Cioè, sì, mi piace cantare, ma non sono nemmeno... Ecco, va bene. Suonerà il campanello di casa. Andiamo! Va bene, come dicevo... Ci fanno così. Come dicevo poc'anzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati con noi, perché adesso... Aspetta, ma non è che è finita la trasmissione? No, salutiamo loro. Salutiamo loro, andiamo in pubblicità ed entreranno i nuovi, insomma, nostri ospiti. Quindi noi salutiamo Angela Toscano, Venere grazie, dell'Etna. Grazie 2020. Mille per l'invito. Ma è stato un vero piacere. Grazie al nostro Walter Zappalà. Grazie Zappalà. A voi, spero di rivedervi presto. Sì, prestissimo, Mister Italia 2022. Ci verrai a trovare appena diventerai protagonista molto di una volentieri. Fiction. Oppure di un venite, film. Venite con me su a Roma. Sì, sì, sicuramente. No, secondo me loro se naturalmente Enzo dà il consenso. Loro erano propense più per le Maldive. La promozione da Maldive. Va bene, grazie, andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo. A dopo, grazie, ciao! Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Non devi per forza cucinare piatti eccessivi o complicati. Basta buon cibo da ingredienti freschi. Noi condividiamo la filosofia di Julia Child, cuoca e scrittrice. E allora, vieni al Fisciaria. Freschezza, qualità e buon cibo per deliziare tutti i palati. Nel cuore storico di Catania, dove cultura e folklore sposano l'eternità. Il nostro ristorante è spartano, la nostra cucina è semplice, raffinata, sapore unico del nostro mare. Fisciaria, in via Riccioli 6, Catania, zona Terme di Mendrizio. Telefono 392 97 85 294. Da Barone Gomme, l'inverno è servito. Vieni a trovarci a Catania, in via Antonino Longo. Barone Gomme, una storia lunga, 50 anni. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania.
Siamo nuovamente in onda, dalla regia mi fanno gli scherzetti, ma io sono là pronta a pungere come un'ape operaia, come insomma mio... Regina. Scusate, sono una regina, hai ragione. Come ho detto poc'anzi, c'è stato un cambio di ospiti, ve li presento immediatamente. Abbiamo il nostro caro amico Antonio Russo, patron della Venere dell'Etna. Grazie Antonio grazie di essere... Grazie per l'invito. E poi ci abbiamo l'avvocato Gaetano Cundari, che è il presidente della fondazione del Carnevale di Acireale, uno dei carnevali più belli che ci sono in Sicilia, anche in Italia, diciamo così, vero avvocato? Buonasera, sì, sicuramente noi per definizione siamo il più bello di Sicilia, ma questo lo devono dire gli altri, noi ce l'abbiamo solo come marchio ormai, l'abbiamo acquisito come marchio, ma il Carnevale di Acireale è una splendida realtà siciliana ed anche una splendida realtà nel panorama nazionale e io direi anche internazionale di queste manifestazioni bellissime come sono i carnevali. Sono d'accordo con lei. Antonio, 19ª edizione della Venere dell'Etna, cosa è successo durante questa bellissima edizione? Allora, ti devo dire fondamentalmente nulla, cioè normale. Allora, contavamo sulla tua capacità di sintesi, però non così io tanto. Io volevo dire ad Antonella, dopo due belli che sono usciti, qua i nuovi mostri. No, assolutamente no, ma cosa dici? Nella maniera più totale, no, invece siete belli anche voi, perché non è che c'è la bellezza canonica. Allora, poi ci sono tante altre l'avvocato cose. L'avvocato ha fatto un'espressione come per dire, cioè ma cosa sta dicendo? Ecco. Allora, c'è anche una bellezza... Ecco. Che è interiore, la bellezza interiore... Ora, al di là di... Io... sottoscrivo e condivido, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Facendo la tipo farassica, ma che bello. Vabbè. Chiudiamo questo siparietto e andiamo avanti. No, invece lo dico a te, sì, ovviamente, certo, perché certo. Com'è? Io guardavo le immagini di nuovo dell'incoronazione, che credimi non è stata una cosa studiata prima, ma è stata fatta sul momento. Da dove mi è uscita questa incoronazione, ancora io tutt'oggi sono incredulo, anch'io. È stata proprio fatta un secondo prima, infatti la presentatrice mi ha detto, dice, ma come la dobbiamo fare questa incoronazione? Io ho detto, guarda, vediamo un attimo di capire, anche perché mi ha spiazzato un pochino il discorso che prima dovevano arrivare le ultime tre, poi è subentrato un esseguo, per cui i quattro mi ha stravolto un attimino un po' la scaletta. Sapete benissimo, certo, che seguire un attimo delle scalette è fondamentale, per cui ho detto improntiamo come? Abbiamo improntato con... il discorso di questa incoronazione così fatta su due piedi, diciamo così, su due piedi no, però messa in atto in un secondo. Diciamo che non l'avevate provata. No, non era mai stata provata e infatti la ragazza uscente mi ha detto, ma chi è la vincitrice? Io ho dato il numeretto prima, gli ho detto tu devi stare al mio fianco e seguirmi e stare proprio al gioco, perché proprio è stata proprio improntata su quel momento. Vabbè, a volte sono degli attimi, no, che fanno fare, sì, le cose. Credimi, è riuscita, perché poi la ripeto certe volte e mi emoziono anch'io. È stato molto emozionante. A me interessava sapere, anche se voi due siete a contatto con la bellezza, sì, anche in modi, io 19 diversi, anni, no? 19 anni, dico, che ho... Com'è? Perché... Allora, ti spiego... L'avvocato devo dire ha uno sguardo molto, devo dire, di bellezza ne capisce anche perché da lui ne sono passate anche, certo, delle bellissime ragazze, anche perché, sì, è giusto, no? Sì. È passata Miriam Leone. Com'è avere a che fare con la bellezza? La vita è più bella? Ti devo dire sì. Oh. È inutile che ne ci nascondiamo. Bisogno, diciamo, di ti bellezza, devo dire sì. In tutti i sensi, non solo, diciamo. Ti devo dire sì. Allora, io non sono un belloccio, però. Ma piaci. Piaccio. Io mi vanto del mio modo di essere e di fare nei confronti di terzi, diciamo così, con persone che ho tutti i giorni, mi devo relazionare
E credo che, allora, la bellezza fa tanto, è un trampolino di lancio. Non ci nascondiamo dietro stu velo, però la bellezza fa tantissimo oggigiorno. Però, secondo me, se tu hai un fascino interiore in cui tu lo emani agli altri, gli sono altri cercano di recepire questo tuo modo di essere e di fare, hai un altro trampolino di lancio. Perché ci sono in realtà anche i belli che non ballano, no? Si dice. Ma io non ballo. No, nel senso. Vabbè. Lui sta facendo sì. Tutto, sta parlando di se stesso. Io, okay. io taccio che è meglio. No, forse. Io a questo punto vorrei chiedere all'avvocato. Mi vuole parlare di bellezza? Vuole parlare di se stesso? Non lo so. No, le due cose non credo che possono essere accomunate. La bellezza è sicuramente una delle manifestazioni esteriori più importanti. Qualsiasi attività umana passa attraverso la bellezza. Vedere una cosa brutta sicuramente non ti pone bene, certo, per quello che è l'apprezzamento di quell'attività. Una mostra d'arte deve piacere, deve essere fatta di cose belle. Non sempre le due cose coincidono, bellezza e bruttezza. Alcune volte brutti significa essere particolari e quindi in quel momento diventare belle, per quel momento avere qualcosa di, certo, di qualcosa di particolare, unico, sì, è vero. Quindi la bellezza sicuramente sorregge sempre le attività artistiche principalmente. Ci sono dei brutti che sono dei grandi artisti, esempi ce ne abbiamo, certo, migliaia, nel cinema, nel teatro, non c'è dubbio, proprio i brutti belli cosiddetti. E la bellezza io la vedo anche nell'attività che sto svolgendo in questo momento come presidente del Carnevale di Acireale, cioè la bellezza di un carro allegorico. Non è una bellezza canonica. No, decisamente no. Non può definirsi bello, è una caricatura, è un'allegoria, è qualcosa di grottesco. Beh, però quando lo vedi, lo ammiri, lo dici. Però quando lo vedi, guarda i visi di questi ragazzi. Infatti. C'è questo effetto wow, che dà sicuramente, ed è collegata alla bellezza di quella realizzazione. Guarda questa bambina. Cioè, in questo momento è chiaro che stanno ammirando il bello della maestosità, il bello del colore, il bello delle luci. Quindi ogni manifestazione, ripeto, ha la sua definizione di bellezza. Certo, siamo fortunati ad Acireale a coltivare ancora questa tradizione con le difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo, difficoltà specifiche. Infatti, le stavo chiedendo proprio questo. Cosa è successo? È finita la pandemia, non è finita la pandemia, però adesso riprendere a pieno ritmo è molto difficile, penso. Il Carnevale quest'anno comincerà il 4 di febbraio, 4-5 febbraio, poi il secondo weekend 11-12 e poi la settimana canonica fino al 21. Ormai Acireale si è adeguata a questa forma di Carnevale lungo, 3 settimane, 3 fine settimane, e quindi ha dato là a quello che non è più una semplice sfilata di carri allegorici, ma diventa uno spettacolo. Noi proponiamo un vero e proprio spettacolo teatrale. I carri allegorici, ogni carro diventa automaticamente momento di spettacolo, non questa apertura delle quinte, quindi raccontano, è un'opera d'arte, io la raccontano vedo. Una storia, c'è anche questo, c'è questo racconto della storia. I nostri maestri carristi sono diventati via via nel tempo sempre più capaci di entrare nel particolare e di raccontare delle emozioni. Queste maschere che prima facevano ridere, no? Facevano questi movimenti strani, apri e chiudi gli occhi, muovi e gira la testa, oggi no, oggi hanno delle espressioni. E le espressioni sono importanti per un tipo di manifestazione come quella del Carnevale. Certo. Cioè è lì la differenza tra un Carnevale e un altro. Il Carnevale di Acireale fa vivere i propri carri, sono l'anima degli artisti, sono l'anima degli artigiani. Lì si riflette veramente il momento fondamentale in cui chi assiste, oltre a fare wow,
cerca di comprendere cosa l'artigiano, cosa l'artista ha voluto dire. Quindi la grandezza, la specialità del carnevale è data proprio da questa voglia di trasmettere e di raccontare una storia, rendere felice chi l'assiste. Tra l'altro dobbiamo ricordare che, voglio dire, noi vediamo i carri ultimati, per carità, però c'è un mare di lavoro dietro, a dimostrazione del fatto che comunque la bellezza va comunque costruita, no? Cioè ci può essere qualcosa, però è una cosa che va costruita anche nel tempo, no? Ci si prende cura della bellezza, probabilmente. Guarda come se stessi No. Ti devo dire la verità. Io ero un attimo basito del modo come raccontasse l'avvocato Cuntari questa maestosità del carnevale, questa tutto proprio come se fosse una fiaba. Lui proprio ce l'ha come... Vabbè, si sente che lo fa con passione. Sì, con passione, sì, proprio l'esposizione. Ma... quando lui ti racconta questa maestosità, diciamo, del carnevale, proprio gli esce proprio dal cuore, cioè da tutto, proprio ce l'ha dentro. Ed è come ce l'ho anch'io, il concorso. Certo. Vedete, vivere una passione, qualunque sia la passione, significa entrare all'interno di quella che è la creazione della passione, non è solo l'esteriorità della passione. Certo. Quindi quando vivi la passione per qualunque cosa, nel caso in specie per il carnevale, allora assisti a questa metamorfosi, perché chi non lo sapesse, i grandi carri, le grandi maschere nascono dall'argilla, quindi è una vera e propria creazione che avviene con le maschere del carnevale, non sono dei manufatti che vengono stampati assemblati. No, nasce, c'è prima la parte progettuale e proprio della creazione, della modellatura. Da lì si passa alla parte poi più manuale, che è quella della colata del gesso sopra la creta. Il gesso si secca, si apre e all'interno viene messa la carta con la colla di farina, perché ancora si utilizza la colla di farina. Certo, wow. Quindi provate un attimo ad immaginare questa enormità. Noi arriviamo con carri a 22 metri di altezza, un palazzo di 7 piani, ecco, per capire qual è la maestosità. E all'interno di questa cosa ci sono questi mascheroni che vengono poi realizzati con la carta, fare stare in piedi questa carta, dargli il colore, il fondo, è la creazione. Quindi è la sintesi della creazione. È quindi della bellezza, avvocato, no? Ecco, Antonio, dimmi la bellezza, 19 anni di bellezza sono tanti. Sono tanti. Senti, questa edizione in particolare, quanto tempo, quanta energia ha assorbito a te tutto lo staff, che saluto particolarmente ad Alfio Repisarda, che ce l'ho nel cuore, ed Angela Pinto. E grazie a lui ci ha fatto di nuovo rincontrare... Allora, ti devo dire, 19 anni di bellezza, 19 anni di sacrifici, tu sai benissimo, adesso sono passato io in auge come padron del concorso, prima eravamo in due a gestire un po' il tutto. Ovviamente io ero un po' limitato nelle scelte, ma nelle scelte dovute a un discorso di pianificazione. Quest'anno ho avuto tutto io in mano, come si dice, Yuma Chiancio e Yuma Sono. Ecco, come dicono in Val d'Aosta, utilizzano questa espressione. E niente, la domanda era la bellezza. La bellezza conta, non per essere di nuovo retorico, ma la bellezza conta parecchio. E certo, è naturale, questo me ne rendo conto. Senti, ma in quanto tempo avete fatto le selezioni, Antonio? Allora, non è stato facile, perché sai benissimo, siamo usciti da una pandemia, riprendere di nuovo in mano un po' tutta la situazione non è stato facile. Abbiamo fatto parecchie selezioni quest'anno. Allora, il nostro è un concorso nazionale, però quest'anno, per una mia scelta, ho deciso di un po' restringere il tutto e
formarlo solamente regionale. Ok. Per un discorso di sempre di questo Covid, bla bla, poi per la pandemia, insomma, per accorciare i tempi, snellire la burocrazia. Sì, diciamo sì, anche perché diveniva un po' complicato il tutto. Senti, avete utilizzato i social? Sì. Sì. In che modo? Allora, abbiamo noi un ragazzo che si occupa della pagina, che è una pagina ormai esistente da ben 19 anni, di cui mi è stata donata, dove all'interno abbiamo più di 14.000 persone all'interno di questa pagina, e dove vengono praticamente dove viene svolto il tutto durante le selezioni che facciamo, l'iter che viene praticamente. Senti, una caratteristica che c'è stata quest'anno che mi ha colpito particolarmente era che era un concorso aperto alla bellezza, ma per tutte le donne. E sono stato criticato. E perché? E sono stato attaccato. Perché? Perché, allora, sai benissimo, tu hai assistito a questa grande finale insieme all'avvocato, dove io ho aperto un po' i canoni di bellezza. Per me canoni di bellezza non è lo stereotipo della ragazza 1,80 m, 38, ma ho cercato di far partecipare e allargare un po' questa forma di bellezza che può essere una curvi, diciamolo, per cui bravo. Lascia perdere le critiche, lasciale stare, cioè, allora chi porta avanti dei discorsi tra virgolette nuovi, quindi d'avanguardia, bene o male le critiche arrivano sempre. Le riceve sempre, ma tu vai avanti, perché secondo me, cioè, è bello anche far passare, allora, un altro messaggio. Io ho voluto dare la possibilità ad una ragazza che oggigiorno lo sa lei di non arrivare alle passerelle milanesi, di non arrivare, che ti posso no, dire... No, ma anche lì, perché alle passerelle milanesi, cioè, voglio dire... Sì, però ti voglio dire, cioè, la ragazza già è consapevole del suo... tra virgolette, diciamo così... No, della sua fisicità. Della sua, ecco, fisicità, ecco, lo sa di non avere una silhouette da modella. Ma perché togliere un desiderio ad una ragazza, almeno una sola volta, di... poter sfilare, poter insomma, sfilare come le altre. Come tutte le altre, sì, ragazze normali, dare la possibilità a tantissime ragazze di poter partecipare anche a un concorso. E io ho dato la possibilità a tante ragazze. Che meraviglia. Avvocato, quanti carri sfileranno quest'anno? Quest'anno i carri in concorso sono 7. Poi ci saranno 5 carri infiorati. Che meraviglia. E poi un carro particolare. Ripristineremo il Re Carnevale. Quindi un carro che sarà per 20 giorni in piazza. Chiunque, anche se non paga, perché le sfilate sono a pagamento, ma durante la giornata, durante tutte le giornate, durante tutte le serate, saranno regolarmente, potranno visionare quest'opera d'arte. Sarà una piccola chicca che quest'anno stiamo ripristinando dopo tanti anni. Certo, abbiamo grandi problemi di budget, aiuto, sponsor. SOS. Già il messaggio lanciato, chi lo sa. Ma io mi chiedevo, come mai questa accoppiata, perché ce lo volete spiegare? C'è qualcosa sotto, certo. Ditecelo. Lo dice l'avvocato o lo dico io? Non lo so. Allora, diamo il piacere. Quest'anno la Venere dell'Etna è rientrata nell'ambito di quelle manifestazioni estive che la Fondazione Carnevale di Cireale ha voluto per la prima volta lanciare in città. Abbiamo fatto 49 serate in un cortile fantastico. Bellissimo. Destinato prima a semplice parcheggio, ne abbiamo realizzato invece un cortile illuminato con una specie di cortile arabo con i limoni, una cosa strana. Abbiamo fatto ben 46 spettacoli. Sono tantissimi. Tutti di artisti giovani e siciliani che si sono susseguiti ogni sera nella loro arte, recitazione, teatro, libri, di presentazione di libri. Abbiamo avuto anche ospiti importanti, Catena Fiorello,
cosa si chiamava? Quell'attore di Tornatore. Sì, ho capito, mi sugge. Toto Cascio, sì, per la presentazione del libro. Abbiamo avuto artisti come Gerry Buttà, oggi un pittore di rilievo. Abbiamo avuto di tutto, però dovevano essere siciliani e giovani specialmente. Quindi questa è stata un attimo la sintesi della nostra attività. In questa attività, quest'anno la Venere dell'Etna è stata una piccola perla che abbiamo voluto inserire e quindi ci siamo dati questa mano d'aiuto reciproca rilancio di un'attività attraverso una sintesi di bellezza che più bellezza di quella non può essere. No, decisamente no. Poi ora, sì, no, è stato veramente uno spettacolo anche dal punto di vista scenografico, vedere la piazza di Acireale così gremita dopo 2 anni di pandemia, tutta quella scenografia è stata veramente molto emozionante, devo dirti. Ogna, dimmi. No, volevo... No, io ho paura, quando fai così ho paura. Qualche domanda? No, stavo pensando giusto per farlo intervenire, perché ogni tanto si abbiocca così. E ride, lui ride già. Lui già. No, desideravo sapere cosa ne pensa lui. Allora, questa idea che Gaetano ha detto, e faccio i complimenti all'avvocato Gondari, è una cosa che fa partecipare la città con gli eventi, con uno dei più grandi carnevali che la Sicilia possa offrire. C'è stato un periodo in cui il carnevale era in forse, il carnevale era in crisi, e un problema anche economico grossissimo ovviamente. Però questo connubio con la città di Acireale e con la provincia, con tanti ospiti che sono venuti a dare lustro, ha fatto sì che il carnevale di Acireale è una pietra miliare in quella che è la presentazione carnascialesca, che sembrerebbe del re Burlone e basta, ma no, dietro ci sono le maestranze, c'è tutto il lavoro, c'è un'organizzazione, c'è una socialità, c'è una comunicazione, c'è anche una rappresentazione della Sicilia, almeno nella parte più eclatante. Io lo frequento il carnevale di Acireale da ragazzino, perché da ragazzino si andava sempre con i famosi manganelli di rigomma, ricordiamoci nel passato andava a cercare le ragazze che, di Acireale. Diciamo un pochino che ti ritiri col mal di testa, ma diciamo, non ci sono più da 10 anni circa. Meno male. Si partiva, sì, ma allora c'erano dolori forti, appunto. Si partiva pieni di coriandoli e con questa cosa si passava il carnevale. Molte volte si arrivava anche in un modo molto traumatico, ma si era ragazzi, si poteva fare. Poi fortunatamente questa cosa è scemata e il carnevale ha preso la luce della manifestazione per eccellenza, della maschera, del burlesque, della provocazione politica o meno, secondo di alcuni personaggi che nel periodo più vicino al carnevale si possono poi riprodurre in quelle cose che ha detto bene, cioè l'uso delle sostanze, e che non è solo il cartone pressato, ma è la preparazione a questi grandissimi giganti, no? Che è veramente degna di nota. Ovviamente poi metterci dentro la Venere dell'Etna, che è una cosa storica che chiaramente noi seguiamo da tanto tempo, che adesso ha una sua configurazione ben precisa, una sua collocazione, quindi stiamo parlando di numero uno di eccellenza, che la Sicilia per la parte nostra provinciale, e mi riferisco a uno dei paesi più belli dell'Etna, che è quello di Acireale, che non è un paese, è una città vera e propria, con una sua performance architettonica che non ha forse noto e chiaramente altre uguali. E quindi complimenti sia al professore Russo che all'avvocato Gundari, che chiaramente mettono in moto quei movimenti che servono per, soprattutto dopo il Covid, a far rilanciare l'economia e quindi lo spettacolo in Sicilia. Ecco, insomma, ci ha fatto un'illustrazione anche il nostro Enzo. Sicuramente noi ci aspettiamo questa edizione del Carnevale meravigliosa. E so che tu, Antonio, stai già lavorando per la ventesima edizione della Venere dell'Etna. 2023, sì. Sarà fatta di nuovo sempre da Acireale.
ci sarai tu, ci sarà Enzo. Ah, quello, ecco, senso... A me non mi dice niente. Anche Onia, scusami, Antonio. Invitiamo anche Onia. Enzo, dire che abbiamo sì, insieme. Non ho capito, Onia sarà sul carro o forse ho capito male? No, Enzo, Dio, sul carro. No. Onia, la mettiamo vicino a te. Quello è il problema. Bravo Antonio. Quello è il problema. Allora, sicuramente Onia sarà sul carro dei vincitori, sempre e comunque. Grazie. Va bene, Prezzemolino. Vedi? Avvocato, cosa stava dicendo? Stavo dicendo che abbiamo assegnato anche il titolo di Miss Carnevale, certo, alla Venere dell'Etna. E ancora lei non lo sa, ma stiamo studiando il modo di coinvolgerla. Sarà durante una sorpresa. Il Carnevale. Che meraviglia. Allora, noi siamo, la nostra trasmissione cerca di mettere un faro su tutte le sinergie belle, di mettere la bellezza quella vera, e noi siamo contenti di, insomma, diffondere e dare notizie di queste belle sinergie, perché ricordiamoci che da soli non si va da nessuna parte. Ecco, con questa perla di saggezza io devo dire che siamo alle battute finali e devo dire grazie all'avvocato. Ecco, ci mancava la ecco, signora. E lei? Un attimo. Religioso silenzio. Molto. Sì, la bellezza. Time out, fine trasmissione. Grazie avvocato Cungari. Stanno ridendo come grazie Antonio, grazie a te. Russo. Grazie. Complimenti anche alla nostra Paola Parisi, che è stata bravissima, ha presentato in maniera eccezionale. Grazie a chi ci segue da casa. Grazie Prezzemolino. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì con tanti ospiti, parleremo di bellezza, di premiazioni a Venezia e tanto altro ancora. Grazie a Gaetano Di Greggi, al nostro Gianluigi Caruso, alla nostra figlia che ci sopporta e ci supporta in ogni settimana. Grazie, alla prossima. Ciao! Wonder Woman! Wonder Woman. Wonder Woman.